Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay sul walkthrough dei Guardiani della Galassia, il gioco appunto Marvel's Guardians of the Galaxy che sto giocando su PC in 4K a 60 fps per scoprirlo insieme a voi, dato che questa è una blind run, infatti sto scansionando l'area 3000 volte per andare a trovare cose interessanti, tipo lì. Forse è immortale. Tipo lì. Nessuno è immortale, neanche la morte. Guarda lì cosa c'è. Incredibile, l'hai detto senza scoppiare a ridere. Guarda, guarda quante cose che ci sono da prendere qua. Mannaggia, mannaggia. Come faccio a prenderle? Guarda anche lì dietro. No, aspetta. Allora, intanto qua possiamo tranquillamente attivare il ponte, no? Ehi. Che avremo anche noi degli stivali razzo? Ci vogliono anni di Rocket. addestramento specifico per utilizzarli. Hai fatto anni di lezioni di volo? Perché No, Rocket non quello a cui l'attiva? li ho presi sì, però. Li hai rubati? Era morto, volato dritto in una turbina. Poi vorrei andare anche di là, tra l'altro, perché è tutto libero di là. Qui ci sono dei Non materiali. finisce di controllare da questa parte. Là possiamo andarci con Groot. Groot, fammi un ponte. La fortezza è subito dall'altra parte di quel dirupo. Ok, di qua so come andarci con il blaster. Credo sia sguardo. Surgelato. Wow! Posso fare anch'io i ghiaccioli? No. E qui ci serve Che Gamora. razza di antipatico. Visto che ci toccherà trattare con la regina dei mostri, quanto chiederemo per il nostro? 395 milioni di unità, 2 più, 2 meno. Una per ogni prezioso follicolo su questo bel corpicino. Li hai contati? Davvero bizzarro. Ehi, almeno ho qualcosa da Ecco contare. fatto. Altri componenti presi. Dimmi che c'è un collezionabilino magari anche quassù. No, Wow, è già era la 30 strada giusta fortezze questa, benvenute. ok. Sì, la pioggia è un po' bruttina, posso dirlo. Ma che razzolo! Hai detto che i mostri della zona di quarantena erano E rari. ne ha già una mandria intera? Tempo sprecato, quindi. Siamo quasi morti per niente. E ci hanno arrestati. Bello, vero? Moderatamente spassoso. Bene, quindi c'è una bomba a orologeria sulla nave e dobbiamo dei soldi agli... Ogni passo falso è stato un passo nella direzione giusta. Completare il piano migliore della storia. Puoi ripetere? E se avessimo portato qui uno di quei brutti musi solo per scoprire che Lady Ella ha la collezione completa? Sarebbe stato un pacco. Esatto. Se ci fossimo riusciti. E se i Nova Corps ci avessero fermati mentre ce lo portavamo dietro? Avrebbero confiscato la linea. Visto? Quindi va tutto bene. Certo, il modo spesso è caotico, ma il piano rimane. Qui si arriva allo stesso punto? Semplicemente si prendono un po' di materiali in più? Sì, infatti. Secnarf non si usano le Ah strade. no, ok, si prende anche un Potrei impiegare collezionabile. un'escursione di giungla per trovare Ok, Groot. Vorrebbe dire uccidere ok. parte della Costume di banda. Groot? Bene, te lo 5 merito. dell'Apocalisse, Secnarf non è ok. un santuario. Pare E che mo se da non qui? lasci qui un singolo rifiuto, se lo vedrebbe restituire da Lady Elvender in modo piuttosto Ah, ok, sconcio. posso scendere qua sotto tranquillamente. Ma dai, non è vero. Perfetto. Continuiamo. Ecco, appunto, come vi ho detto negli scorsi episodi, e vi invito tra l'altro a lasciare un mi piace a questo video, commentare, iscrivervi come sempre e condividerlo. Non andrò a cercare proprio tutti i collezionabili, cioè se li trovo bene, se no, sti cazzi. Perché appunto sono tantissimi. I materiali se riesco li prendo perché quelli ci danno dei potenziamenti utili anche per il gameplay. Però bello, eh. Bello come gioco. Guarda qua. Belli scorci. No, per niente. Cosa ha detto la pianta? Dice che l'umidità ci farà bene e ci aiuterà a crescere. Nel tuo caso, ne dubito. Concordo con Groot, è Guarda là importante quanti restare mostri. A idratati. Non così idratati. cui non possiamo fare nulla, mi sa. Però siamo arrivati ormai alla fortezza, eh. I capitoli di questo gioco durano tantissimo comunque. Finiamo il lavoro, quindi. Siamo già a due episodi da mezz'ora per il capitolo 3.
questo sarà un altro episodio da mezz'ora probabilmente. Che cos'è questo? Uno scherzo? Ok. È più lontana del previsto. Molto di più. È un razzo di ponte dell'infinito, ecco cos'è. Non fare il drammatico, roditore. Il ponte termina la fortezza, quindi non può essere infinito. Sì, è molto rassicurante. Dobbiamo darci una mossa. Tre cicli. Peter. Non stai dimenticando qualcosa? Io sono Groot. Ah, giusto. La gabbia. Il solo motivo per cui l'abbiamo portata è fingere che facciamo sul serio. Bene, Rocket, dai, fammi una faccia da mostro. Will, ho una faccia sola. Se sia una buona idea, Peter. Ma guardalo, mi sa che dovrei essere molto convincente. Rinfrescami la memoria. Quante missioni abbiamo superato insieme finora? 13. 14 se conti Contraxia. Contraxia più che una missione è stato un errore. D'accordo, il punto centrale è che ho fatto passare te, Gamora, figlia di Thanos, assassina intergalattica, per un'eroina. 14 volte! Ha! Ok. Sì, è stato abbastanza chiaro. Gamora, mi daresti una mano? No. E perché? Per garantire l'incolumità del nostro leader. Oh, e dai! Ti ha fregato, Quill! Ora chiudi la bocca e tira! Io sono Groot. Smettila di preoccuparti tanto, ti verranno di nuovo i nodi. Ok, proviamoci. Ok, sezione... Cioè, davvero? Una sezione di gameplay così? Cosa serve? Tutto molto bello, ma possiamo non attirare la sua attenzione mentre sono chiuso qua in gabbia? Grazie. Qualcuno conosce tipo una canzone da falò, qualcosa per perdere del tempo? Ne ho una! Si chiama... Non farlo. Okay. Vuole darti il senso di estrema lunghezza di questo ponte? Non farlo è il titolo della tua canzone. No. Qualcuno mi dia il cambio? Siamo a 60 click dalla fortezza. Io direi più 75. C'è un solo modo per esserne certi. 0,1 click. 0,2 click. 0,9. 2,1. 0,3 click. 4,5. 0,4 click. 0,5. 0,6. Tra l'altro appunto noi possiamo fermarci, Wendo. Che ora stanno andando avanti da solo. Ora capisco. È nuova? Star-Lord? Chi è quello con lo sguardo cattivo? Se non ti dai una mossa, finisco la torta da sola. Tredici anni? Guardati. Ah, altro flashback. Arrivo subito, te lo prometto. Giusto. Lui è più grande però dell'altra volta, sbaglio. Super Mech Hero. Star-Lord. Questa che console è? Non la riconosco. Anche perché questi sono cose un po' più... un po' troppo vecchie per quanto mi riguarda. Sono nato a fine degli anni 90. Non posso crederci di averlo preso. Che bomba quel concerto dei Maiden. Fire.
il cubo di Rubik, Death Trap Dungeon. Queste sono cose che avevamo già visto anche nello primo flashback. Quasi tutte, alcune sono cambiate. Ora possiamo uscire anche dalla stanza, ok. Qui è tutto nuovo. Tra poco farà abbastanza caldo per dormire in giardino. Adoro addormentarmi guardando le stelle, pensando a cosa c'è là fuori. Mamma dice che quando lei era piccola nonno lo ascoltava in continuazione, ma è sempre stato rotto da quando mi ricordo. Chiudete il frigo! Cavolo, sarà pazzesco! Ok, e qui a quanto pare non c'è più niente con cui interagire. Quindi saliamo. No, aspettate, là c'è una stanzetta, Qui. Ah, il bagno, ok. C'è più che bagno e lavanderia. Lo stesso spazzolino fa venire i vermi. Pensa che roba. Ti crescono dentro e prendono il controllo. Bene, bene, bene. Guarda chi si è deciso a venire. Dov'è la torta? Lo sapevi? Non avrai mica. Oh, sono così piena. Mamma. Oh. Va bene, poggia quelle chiappe, pigrone. Non mi metterò a cantare. No, a me piace. Beh, saresti l'unico. Dai il desiderio, sei un adolescente. Guarda quante fidanzate! Qualcuno sarà popolare a scuola. Mamma! Che c'è? Sei un bel ragazzo e le ragazze faranno la fila per poter Mamma. Uscire con... Il tuo desiderio? Che cosa dovrei desiderare? Ho tutto ciò che voglio. Oh, oh. Quale enorme favore stai per chiedermi, eh? $10. Io, Dan e Andy vogliamo vedere i Cavalieri del Cosmo. Un film. Stasera? E dai, sarà pazzesco. Arrivano gli zombie spaziali e dei ragazzi devono sconfiggerli. Non so se è il caso di vederlo. Quando hai visto quello con la maschera da hockey, hai dormito con me per 3 notti. È successo anni fa. Questo è solo vietato ai minori di 13. E io ho 13 anni. Esatto, minori di 13 anni significa violenza e nudo. C'è poco nudo, solo chiappe più che altro. Non mi stai convincendo. Potremmo prenderci un po' di tempo per noi. Finire la partita? Non puoi mollare proprio quando sto per vincere. Si possono fare più cose. Non sempre. Domani? Dici sempre che dovrei uscire più spesso. Il cinema non conta come uscire di casa e lo sai bene anche tu. Per favore. Non lo so. Il furgone è al negozio e non mi va che giri da solo la sera. Ultimamente c'è un sacco di gente strana. Starò attento, ma come sempre. Come quando ti sei fatto l'occhio nero? Te l'ho detto, lo stavo so. Solo... Stavi difendendo un compagno. È una cosa bella. Ma non puoi risolvere tutti i problemi con la violenza, Peter. Non potevo stare a guardare. No. Certamente no. Dai, prendi la mia borsa.
Aspetta un attimo. Ti devo parlare di una cosa, qualcosa che vorrei darti. $20? Non esagerare. Diciamo che è un regalo da parte di tuo padre. È di sopra, sul mio letto. Prendilo mentre io finisco qui. Lo apriremo insieme. Non azzardarti a cambiare. Va bene, scusa. Sembra fatta in pasticceria. Sicura di non averla comprata? Non lusingarmi, Peter. Lasciala stare, la adoro. Guarda, c'è l'impronta della tua manina. Noia! Possiamo esplorare bene la casa di... Devo ricordarmi di ridarla a Andy. È stato gentile a rinunciare a mettere la toppa degli Star-Lord anche sul suo giubbotto. Se la mettessimo entrambi sembreremmo due scemi. Ho l'occhio messo male, ma i pantaloni non sono messi meglio. Che senso? Cioè, perché ci dovrebbe essere pantaloni buttati lì sul tavolo? Torna a casa subito dopo il film. Ehi, Kubrick, bello. Puoi aspettare quanto vuoi, ma la nonna e il nonno non torneranno. Mi spiace. Più ci metti a prendere il regalo, più è probabile che cambi idea per quel film. Non esiste, tranquilla. Non oseresti. Vediamo. Mamma, sta risico? Quasi per vincere. Una sorta di risico. Ok, siamo pronti per andare su, non c'è più niente da esplorare qui. Ah, questo, guantone da baseball. Mi fa ancora male la mano per le palle veloci di mamma. Chissà se mi ha regalato un guantone nuovo. Cacchio! Mamma ha detto di mettere via il bucato 2 giorni fa. Ci penserò domani mattina. Parola di scout. Ok. Ora possiamo sì andare su. Non dovrebbe esserci più niente qua. Vuoi invitare a dormire Andy e Dan? Poi al mattino mi aiuterete con il giardino. Sapevo che tramavi qualcosa. Non sono un esperto di pittura, ma questo è fantastico. La nonna era una vera artista. Ah, dipinto da sua nonna. Devo chiedere a mamma di insegnarmi a sparare. Avrebbe dovuto farlo il nonno in estate. Meredith Quill. Partita perfetta. Non male. Secondo Dan, gli avvistamenti UFO sono sempre stelle o palloni sonda. Ma ce ne sono un casino. Qualcuno sarà pure vero. Effettivamente. Il cielo è sereno. Chissà se la mamma guarderà le stelle mentre sono al cinema. E noi sappiamo perché la madre guardava le stelle, eh? Certo, sarebbe bello se là fuori ci fossero altri mondi, ma che probabilità ci sono? Scarse, scommetto. Vabbè, carini questi hint, carini questi foreshadow, ci stanno. Bello il regalo, direi di prenderlo per ultimo. So che è assurdo, ma la mamma mi ha convinto che papà è un alieno. Lei ci crede sul serio. Forse è vero. Io non c'ho più niente. Andiamo nell'ultima stanza. Quella che abbiamo lasciato per ultima, appunto, quella lì. Vediamo cosa c'è qui dentro. Poi andiamo a prendere il regalo. Mi mancano tantissimo. La nonna mi portava a fare la spesa in città la domenica. Tornando a casa prendevamo sempre il gelato, anche in inverno. Cavolo, finalmente ho tagliato i capelli come voglio io. Sì, beh, non è che ti stanno proprio benissimo, devo dirti la verità. A volte, quando avevo paura di dormire nel seminterrato, il nonno e la nonna mi facevano stare con loro.
Ok, fatto tutto anche qui. Manca solo il bagno qua. Vediamo cosa c'è nel bagno, se c'è qualcosa di interessante. No, a quanto pare niente con cui interagire. Andiamo a prendere il regalo allora. Ah, e si conclude così. Il flashback. E abbiamo completato il capitolo 3. Ottimo. Ottimo modo per finire il Quindi, video. dicevo che un'estrazione in solitaria è nelle mie corde. Senza offesa, ma la mia sicurezza non è una tua priorità. La vita è mia, decido io. Decidi tu, Peter. Col razzo! Bella, ci sono io nella scatola. Schierati con Rocket, Peter, qui schierati nel con capo, il Gamora. peso di una tua Sempre eventuale con morte Gamora. ricade sulle sue spalle. Visto che ho ascoltato tutto, vada per la roba in solitaria di Gamora. Fammi capire, vuoi lasciare che entri tutta da sola per farmi evadere? Lo voglio, cioè, lo voglio! Ho già fatto un centinaio di operazioni simili. E ogni volta l'obiettivo era ammazzare qualcuno? Circa. Bene! Guarda un po' chi arriva. Fanno sul serio. Non è Mi sa esattamente che il stiamo catinò per cosmico. scoprirlo. Grazie che non ci sei tu dentro questa scatola. Io sono Groot. Allora, direi di fermarci qui per questo video perché scommetto che arrivando lì poi inizia effettivamente un nuovo capitolo, inizierebbero tutti i filmati, la nuova missione e sarebbe un po' brutto spezzarla subito. Quindi direi di fermarci qui. Tra l'altro dando un'occhiata anche a questi disegni sulle pareti che sono interessanti. Li ho notati solo ora. Bene, comunque grazie per aver seguito Che questo luogo video. Io immenso! vi ricordo di mettere un mi Tu piace se sei il video vi Peter è piaciuto, davvero di gigantesco. commentare e di Ora sei iscrivervi tu al che devi canale per non contenere il suo perdervi i ego? prossimi caricamenti, Ego non mentre i necessita guardiani di sto continuano a viaggio, ego parlare perché materiale. sappiamo che in questo gioco, appena ti fermi un attimo, partono dei dialoghi circostanziali. Dalla Short Sphere è tutto, al prossimo video.